Certo, avere in casa due autori, due parolieri di quella bravura, di quella velocità come Pace e Bigazzi. Quandite vega, passa, ma sento tutto solo, dito co. Noi tutti seduti in regia, ci siamo guardati e io istintivamente ho detto a Mario Carulli, che era il tecnico della televisione, ho detto Mario registra, registra. E a ruota libera, Alfredo e Daniele Pace praticamente si sono inventati il 38 luglio. Nessuno sapeva che l'avevamo registrato. Era il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa. L'Oscar è stato dato per 1 milione di trasmissioni televisive dove c'erano le mie canzoni e per Love Me Tonight, che è la sigla di Las Vegas, che è una mia canzone, che è stata cantata da Orietta Berti. E io lo chiamavo il divo. Ah. Sarà che sì, sarà che no, ma tu sì, vincere, te volesse una volta con me. Ma quando lui si mise a cantare in napoletano, mi sembra che fosse stato Freddy Najjar che lo fece cantare per la prima volta in napoletano. Gli disse: voglio farti il disco, perché mio papà cantava ogni tanto, non so se hai sentito, negli squallo. Vedremo al bagno Aurora. Il bagno dove andavi tu. Il bagno dove andavi tu. Ma la gabbina. Diciamo un periodo di Daniele Pace che ha voluto tentare questa strada, e ha voluto raccogliere un po' questi pezzi, e ha voluto che gli facessi io, perché io lavoravo alla Scala, quindi secondo lui. Bisogna che io dica una cosa: mio papà non gliene fregava assolutamente niente di fare il cantante. Però gli ha fatto fare questo bel disco, ha fatto una sigla, ha fatto un programma in televisione. Quindi Daniele era un bellissimo personaggio, un uomo molto, molto affascinante, molto carismatico. Portava sempre degli anelli da donna, diceva che li aveva vinti giocando alle carte a delle donne. Trattava la sua Miura come si tratta una 500. Insomma. Ah, ho dimenticato di mettere l'olio, lui con la sua R Moscia. Lui era il signore, quello che dice: il mondo va di qua, io mi sposto di là. Ecco. Era un poeta, un poeta da marciapiede, lo definirei io. Ci sono certi personaggi, ci sono stati soprattutto, che davano un input, ti mettevano in una situazione perfetta. Mi sapeva spiegare a me musicista qual era la strada da imboccare. Ti dava l'indirizzo giusto. Aveva sempre Mario un'idea così originale, no? Una frase che fosse più memorizzabile, perché magari era inusuale. Non so, deve essere una trovata, non so, una bandiera che viene fuori in un modo strano, la vendemmia dell'amore, il grappolo. Da lì tutti gli autori Sugar lavoravano anche con noi, e già in quel momento già gli autori più importanti erano Daniele Pace. A lui piace vivere come vuole lui, no? Lui cammina sulle nuvole, vuole stare al di fuori di tutto e del mondo, no? Passava la vita, la giornata, come la mia giornata lavorativa di dirigente, la sua di autore, lui la passava lì. Il dover andare a lavorare, il dover scrivere, era come andare al cinema. Era avanti, aveva una testa avanti. Soprattutto Daniele Pace. Lo conosce? Sì. Sì, lo conosco, sì. Eh sì, era meglio quando c'erano gli Squallor. Daniele diceva: io morirò di giovedì, ed è morto di giovedì. Dato sì che sto per morire. E che la mia vita è stato un tonfo. Sono in notario Facilonco, chi è? Vi farò il mio testamento specifico. Ho capito, ma chi parla? Infatti, quando abbiamo fatto i funerali, c'erano due bare. E noi stavamo a piangere tutto su una bara. E io mi sono accorto che c'era un altro nome, allora ci stava preso, dico: scusi, ma... Alfredo voleva sincerarsi che stava piangendo su quella giusta. Chi è il cadavere? Dice: Antonio, non so... Ho detto: ragazzi, stiamo a piangere uno, lo conosciamo, cambiamo bar, siamo andati a piangere un altro bar. Alfredo dice: Rusi,
aveva la lacrima agli occhi e ha detto, dice, e adesso siamo rimasti in tre. Come Polis. E così abbiamo combinato la palla di Daniele, cosa che insomma Daniele voleva, era spiritoso, gli piaceva se non ridavamo e non piangevamo. Sono stato male come quando sono morti i miei. Io ho visto Bigazzi che mi disse che non avevano più voglia, dice, era diventata una cosa che non aveva molto senso farlo senza mio papà. Come la squadra perfetta, che non può sostituire un elemento all'interno del gruppo. Lascio tutte queste cose e raddoppio.